Merdete, Norton B, Magico KG e Granito. Spinge letteralmente l'autostarter, Nahuel VF. Coglie tutti di sorprese ed assume l'iniziativa davanti ad un velocissimo Onegin del Runco che prova la rivalsa interna, in bocco della prima curva con i due apparigliati, il galoppo di Nahuel e così Onegin a comandare. Rimane a largo per il momento l'IRS che punta in avanti. 215.3, l'Oyer impegna Onegin e passa. In terza posizione Oblir di Azzurra a precedere No More LF, a largo Granito. Quarto completato in 32, si sposta Onegin, probabilmente andrà a rilevare l'Oyer AS nei tempi consentiti, questo lo decidono. Lo decide la giuria. Passa Onegin del Runco, Di Nardo aspetta che trascorrono i metri prima di effettuare lo scambio. 45,5 600, Magico KG raggiunge Onegin del Runco e lo va ad impegnare, cerca di farsi strada, di farsi posto alla corda, cerca di scendere davanti all'ORS, l'ORS prova ad impedirglielo. 1:04 di 800. Loyer sembra però in difficoltà, viene sollecitato, retrocede Loyer AS, è fermo, Magico parcheggia la corda, 16 il chilometro, interviene a largo Granito, 400 al termine, 1:31 i tre quarti di miglio, Onegin ancora saldo leader, Granito è sollecitato, si riprende Magico KG, dalle retrovie esce Oblir di Azzurra. Onegin in vantaggio, aumenta il vantaggio del figlio di Laviù, se ne va per proprio conto Onegin del Runco, Onegin del Runco, ancora un numero su Magico KG che corre alla grandissima, mentre per il terzo potrebbe essere lungo la corda Ormè de Pé, numero 6. Addirittura 28,6 per il quarto finale. 59,1 gli ultimi 800 metri per un fenomenale Onegin del Runco, media di 1:14,2. Il team è quello Tufano Di Nardo, binomio che sta facendo faville.